Trentesima edizione del Salone del Libro qui dai padiglioni di Torino del Lingotto, un'edizione che ha avuto tantissimo successo e se ci è permessa una piccola considerazione, Torino batte Milano almeno 4-0. Torino batte Milano 10-0 e non in calcio d'angolo all'ultimo minuto, ma l'ha battuto 30 anni fa Torino, perché un Salone del Libro non si inventa dall'oggi domani, non si crea su pochi presupposti, ma nasce per l'amore della cultura, per l'amore dei libri e nasce perché c'è un tessuto sociale, politico, culturale molto forte come quello che ha contraddistinto il Salone del Libro di Torino. Questo anno è andato molto bene, noi l'anno scorso stavamo all'incubatore perché siamo nati da poco e poi niente, siamo cresciuti, abbiamo preso uno stand un po' più grande e devo dire che per numero di affluenza ma anche per il trattamento che alla fine ci hanno riservato quest'anno abbassando un po' le tariffe degli stand ci ha agevolato, soprattutto a noi più piccoli che cerchiamo di emergere e per il resto l'organizzazione siamo molto contenti, no, è andato tutto come previsto, insomma, come ci aspettavamo che andasse, visto appunto che c'era bisogno anche di rilanciarsi dopo l'affronto milanese. Il Salone aveva bisogno di una rivoluzione di intenti ed c'è stata, per cui io sono molto contento di questo. Il pubblico esce contento, il lettore esce felice, sorridente. Il libro in assoluto più venduto da parte nostra è la biografia dedicata a Belotti, che noi abbiamo voluto dedicare perché vogliamo e volevamo raccontare un ragazzo normale in un mondo dove insomma, i calciatori sono particolari, lui è un ragazzo normale. A Torino abbiamo presentato questo volume che è Le città del benvivere, curato dal professor Leonardo Becchetti, è un lavoro fatto da 40 tra sindacalisti, esponenti del mondo delle associazioni, mondo della finanza, di comunità e cooperativa, sono ricette concrete, pratiche per le nostre città, per migliorare la vita di chi vi abita a costo zero per le amministrazioni. Ho fatto un salto su a Milano e la fiera è gigantesca, nuova, meravigliosa, però sono stato il giovedì e il venerdì 2 giorni su 4 e tutti i corridoi, tutte queste zone erano veramente vuote, un senso di grande desolazione. Torino abbraccia il suo salone, quindi c'è un affetto straordinario, una partecipazione probabilmente anche per i 30 anni di vita di questa manifestazione culturale. Direi Cirianè, benvenuti milanesi al vero Salone del Libro italiano. Forza Piemonte, certo, sempre. Il Piemonte può alzare la cresta, certo, assolutamente sì.